Alessandro ha 25 anni e ha un sogno: poter coltivare la terra, farlo aiutando l'azienda di famiglia, farlo nonostante un destino che da quando aveva 17 anni lo ha costretto su una sedia a rotelle per un grave incidente in motorino che ne ha paralizzato le gambe. Da 7 anni Alessandro ha però affrontato il suo percorso riabilitativo con grande spirito di tenacia e forza d'animo e ha esternato con passione il desiderio di disporre di un trattore adattato con ausili funzionali alla sua disabilità. Perché Alessandro vuole fermamente lavorare per l'azienda agricola di famiglia dal nonno Giorgio. Il sogno di un trattore che da un lato si scontra col costo di 156.500 euro del mezzo agricolo e che dall'altro si apre alla speranza alimentata da una raccolta fondi che da ieri ha cominciato a far lievitare questa ambizione, quella di una campagna di crowdfunding per raggiungere le spese del trattore apparecchiata dal Centro Servizi per il Volontariato e dalla Fondazione Filantropica Vanda di Ferdinando. Ho una situazione, diciamo, personale particolare, sono un ragazzo disabile, quindi non è poi così semplice trovare un mezzo che possa, diciamo, adoperarsi alle mie esigenze, e quindi abbiamo deciso insieme a mio padre comunque di aprire questa piccola azienda agricola per darci un'entrata, per potermi comunque curare e avere una base familiare. E in più, vedendo che comunque dirigendo le cose, facendo un pochino il marketing e quant'altro per l'azienda a livello pubblicitario, volevo collaborare un pochino di più e non potendo presentarmi sul campo, diciamo fisicamente, avendo appunto la situazione che ho, abbiamo deciso e pensato di dire perché non facciamo un mezzo che magari posso guidare in modo da poter dare, diciamo, forza lavoro, da non dover, insomma, disperdere altri costi nelle spese e quant'altro. E quindi abbiamo chiesto aiuto e finalmente ci è arrivato. Oggi siamo qui per coronare, diciamo, l'avvio di questo sogno. Speriamo di raggiungere l'obiettivo e se sarà raggiunto, vai, sarete tutti quanti ospiti sul nostro terreno per vedere le nostre culture e avrete anche una cassetta di verdure in omaggio. Abbiamo deciso come Centro Servizi per il Volontariato delle Marche, nello specifico nella delegazione di Pesaro Urbino, di aiutarlo a, come dire, trovare il percorso corretto per poter realizzare il suo sogno. Alessandro anni fa ha avuto un incidente che lo ha costretto sulla sedia a rotelle, ma il suo entusiasmo non si è fermato e oggi il suo sogno è quello di poter contribuire nella piccola attività di famiglia come azienda agricola, poter essere il protagonista di questa bella nuova avventura, comprando un trattore che verrà modificato proprio per permettergli di poter essere il protagonista, quindi salire sul trattore, poterlo guidare, poter essere quindi l'artefice di tutto il lavoro che viene fatto nella sua azienda agricola. L'acquisto di questo trattore è un obiettivo molto difficile da raggiungere, la sua famiglia ha delle difficoltà economiche, ma noi abbiamo deciso di sostenere il suo sogno e abbiamo cercato di creare una rete nella nostra città per dare la possibilità ad Alessandro di realizzare questo sogno. Era importante riuscire a canalizzare tutte le energie della città creando una raccolta fondi precisa e abbiamo avuto modo come dire, di raccogliere l'aiuto fondamentale della Fondazione Vanda di Ferdinando che ha preso a cuore insieme a noi come CSV Marche questo sogno e ha dato un supporto fondamentale perché questa campagna potesse prendere il via. Siamo stati chiamati a fungere da canale utile per raccogliere i fondi che verranno donati tramite appunto la piattaforma GoFundMe. Quindi siamo dei garanti di trasparenza e chiarezza e questo chiaramente ci inorgoglisce tantissimo, siamo fieri di poter dare questo aiuto alla comunità che vuole aiutare Alessandro. E quindi ci prenderemo cura, avremo cura di questa responsabilità di trasparenza e chiarezza. È evidente, però, che il successo dipende da tutti quanti, dalla collettività, anche da voi che ci state guardando. Quindi vi invito a farvi parte attiva in questo progetto insieme a noi, sia donando, ma anche dando voce alla storia di Alessandro e sollecitando altri, amici, parenti, chiunque, vicini e lontani, perché lo strumento di GoFundMe ci può aiutare da questo punto di vista a partecipare attivamente tutti quanti insieme.